pazienti che vengono alla nostra osservazione provengono sia dalla rianimazione che da altri reparti per acuti. Il nostro obiettivo è anche quello di proporre dei programmi specifici per ogni bambino che viene qui da noi. La struttura di riabilitazione multispecialistica di questa azienda ha permesso di ottenere un notevole vantaggio a livello regionale, perché è possibile adesso procedere a una riabilitazione integrata, sia nel senso clinico, ma in una modalità anche di tipo robotico riabilitativo, unica nella regione. E questo permette di evitare una migrazione extraregionale. La riabilitazione robotica così concepita è formata da due tipi di strumentazione, una per l'arto inferiore, il Locomat, e l'altro per l'arto superiore, l'Armeo. Queste due strumentazioni hanno permesso di migliorare l'intensità del procedimento terapeutico, nel senso dell'intensità, ma anche quindi in un miglioramento di risultati ben preciso. Il Centro di Medicina dello Sport e delle Disabilità è integrato in una struttura complessa di riabilitazione nella visione che lo sport e l'attività fisica sono sempre considerati un punto fondamentale nel progetto riabilitativo del bambino con disabilità. Al bambino ricoverato nel nostro reparto per l'avvio all'attività sportiva vengono valutate due capacità funzionali importanti, quella cardiovascolare e quella respiratoria. La cardiovascolare viene valutata mediante l'esecuzione della prova da sforzo al ergometro a braccia oppure con la cyclette, mentre la parte respiratoria mediante la spirometria. All'interno dell'azienda ospedaliera, quindi nella nostra struttura complessa di riabilitazione, viene effettuato quindi un percorso integrato complessivo. Il bambino viene ricoverato, durante il ricovero effettua la riabilitazione per la patologia specifica per cui è stato ricoverato e alla fine viene anche avviato l'attività sportiva più idonea per lui. Dunque, i vantaggi per i piccoli pazienti sottoposti a questa TC di ultima generazione sono il basso dosaggio di radiazioni ionizzanti con protocollo di esami dedicati a riduzione di dosi sia per età che per organi. Esami quindi presenza del sistema di un sistema dose watch che consente il monitoraggio, l'ottimizzazione e la gestione della dose. La velocità di esecuzione dell'esame che rende non sempre necessaria la sedazione del bambino e riduce gli artefatti da movimenti e quindi il rischio di dover ripetere l'esame. Per quanto riguarda il tema, la scelta del tema marino è in perfetta sintonia con l'ambiente circostante in cui è ubicato il nostro ospedale, quindi è come se fosse un contatto diretto dall'esterno e l'interno. Il nostro ospedale, ricordiamo, è ubicato nel Golfo di Napoli. In genere i bambini sono riluttanti a qualsiasi indagine medica, figuriamoci entrare dentro a una TAC. Però noi abbiamo cercato di creare un'azione complessiva data da una parte dall'ambience e dall'altra agire sulla psiche del bambino, creando una storia, una narrazione dove il bambino diventa coprotagonista essendo timoniere e insieme a tutta la ciurma, me compreso che sono il capitano. Così, rendendosi partecipe di questa storia, lui intraprende questo viaggio. Grazie alla collaborazione tra istituzioni pubbliche, regione, azienda, con le associazioni, è stato possibile realizzare grandi progetti e in quest'ottica si inserisce anche la realizzazione delle case di musilo, che sono case destinate ai genitori dei bambini che sono ricoverati in ospedale e anche destinate
a ricercatori che vogliono operare nel nostro ospedale per un periodo. La speranza è che questa armonia continui nel tempo e ci consenta di portare avanti e di realizzare progetti sempre più impegnativi e che aiutino sempre di più i nostri bambini e i genitori ad affrontare i momenti difficili comunque che passano presso l'azienda.